C'è Dio? E se c'è, chi è? E se chi è, dov'è? E se dov'è, perché? Ma soprattutto, perché se io vado qui, le spot, e ancora è tutto buggato e dovrebbe essere tutto bello pacciato, capito? Però mi fa piacere che già mi hanno tornato una chiavetta. Cioè, mi hanno tornato una chiavetta, era quella che ho preso qui. Le altre, rip, pace e bene. Però io sono in questa situazione qui, io vado a uscire da questa situazione e io non esco. Bene. Perfetto, mi fa piacere questa cosa. Buongiorno ragazzuoli, bentornati sempre qui al Cap e bentornati sempre qui sul canale. Oggi si torna sempre dove si è stati bene. Fondamentalmente in tutte le season ormai è risaputo che dobbiamo tornare almeno una volta col mazzo che più mi diverte giocare, ovvero il Destroy. Il Destroy che a questo punto non c'è più quel dubbio, quel dilemma di andare a mettere o Arninzola o Alayut, perché sappiamo benissimo com'è andata, quindi il mazzo rimane intatto, ok? Rimane questo e rimane sempre questo qui, quello che più mi aggrada. Quindi andiamo subito a testarlo. Vi ricordo che io già ieri in stream abbiamo... cioè proprio a fine stream io ci ho fatto giusto un paio di game e non riuscivo neanche a vincere un game. Perché? Perché fondamentalmente ormai è prassi che toccata la mezzanotte io devo in qualche modo trovare un altro gioco, perché altrimenti a mezzanotte Snap decide di briccare tutto, il mazzo, le location, l'oppo, tutto. Quindi sappiate che da mezzanotte in poi io devo trovare qualcos'altro da fare all'infuori di Snap. Ma pure prima. Quindi se accettano consigli, ragazzi. Però alla fin fine io vi posso dire che il Destroy riesce comunque a girare, riesce comunque a difendersi abbastanza bene. E anche con l'innesto un'altra volta del grande mazzo pazzo di Ela. Fondamentalmente, perché sì, è tornato in voga. Io non so se avete avuto modo di incontrarlo all'interno di questi game con gli Ardigi. Che fa? Praticamente non sarebbe male, anche se a me converrebbe fare Deadpool Wolverine e poi fare Carnage qui con Nico Minoru. Quindi se tu mi dai, Nico, Carnage tempo. Vai. Monte Vesuvio. Mi dai più 2 di energia? Il più 2 di energia. Intendevo questo. Intendevo espressamente questo qui. Tu snappi? Perché snappi? Perché snappi? Visto che io distruggo prima e tu, no? Magic. Ho capito. Va bene. E scusami, sto The Nip perché è qui? Ah, il Daily Bugle. Lui ha Luke Cage. Diceva Azmat a sto punto. Perché c'ha Carnage? Lo scopriremo nelle prossime puntate comunque. Deadpool su Deadlock. Sembra giusto da fare. Sembra alquanto giusto da fare. E, oddio, ma sai che forse io aspetterei fare Deadpool Hulkbuster? Non lo so, qualcosa mi dice che lui c'ha qualcosa di strano tipo i Goblin. Non so perché c'ho questo presentimento. Tanto Deadlock ce lo teniamo. Oddio, sarebbe cosa buona e giusta se lui avesse, non so, tipo qualche goblin, potremmo pensare anche all'Arminzola, così le rispudiamo in bocca sulla stante. Brood, ma che sto a dire? Allora, perché Brood? Ah, ma il Carnage è mio. Ma il Carnage è mio, no, questo è un Silver Surfer, ma che cazzo dico? Questo è un Silver cazzo Surfer. Detto lo setterei? Ma sai che forse lo setterei, sì. Forse le 7-3 sì. Oppure potremmo pensare di fare un'altra cosa. Ovvero di skippare. Skippare completamente questa roba. E fare infinauta in tuo Arninzola. Sperando di avere comunque la prio. Sperando di avere comunque la prio. Ho settato. Ok, perfetto, via. Cioè, non lo so perché mi è venuta in mente questa roba, voglio sperimentare. Ok, riesco. Azmat. Bello, però, dai, è carino l'effetto di Azmat adesso. Come l'effetto di The Hood, come l'effetto di Leader, come l'effetto di non mi ricordo chi altro hanno aggiunto. Ah, l'effetto di Gang ancora non ho visto. Tralasciando questo discorso. E infinato comunque qui mi sembra alquanto buono da fare. Poi se riusciamo a prendere la prio, che penso che riusciamo a prendere la prio. Rart. Silver Surfer. Ok.
Perfetto. E guarda, io ti devo dire che Arninzola qui mi gusta. Io farei anche X23 qui, perché suppongo non basti il 24 qui. Penso abbia assorbi in meno, oppure anche Odino. Quindi non credo basti. Non credo basti. Allora, ci potremmo coprire? Come ti copri tu? Ti copri così? Come cazzo ti copri tu? Ma c'è Luke Cage tra l'altro, eh? C'è Luke Cage. Non sarebbe male come play Luke Cage. Lo so, perché quell'Absorbing Man, eh? Quell'Absorbing Man ce lo potrebbe avere come potrebbe avere anche Odino. Quindi teoricamente, insomma. A posto. Ma perché avremmo vinto ugualmente anche facendo Arninzola, eh? Avremmo vinto ugualmente, però mi fa piacere questa cosa. Capito? Alla fin fine, con il Gran Portale abbiamo anche fatto una giocata alternativa a quello che è la fase conclusiva del Destroy. Fa molto piacere questa roba. Che, tra l'altro, io vi ricordo che dovremmo oggi in stream testare il mazzo della Silk di domani, perché domani si inizia prima la stream che è tipo verso le 15:45 inizia la Silk dell'ultima tappa. E poi ci sono anche i mazzi pazzi da collaudare. Quindi mi raccomando, andate, venite. Tanto X23. Grazie. Complimenti. Quanto è fastidioso questa roba ovunque. Deadpool lo farei a questo punto. Ok, non ha nulla. Perfetto, abbiamo anche la prima. Quindi Deadlock in arrivo. Subito, vero? Subito, proprio subito. Non importa di Wolverine, a sto punto non lo uso. E vediamo poi l'X-Men cosa ci può offrire. Però già X-23 ci permette di prendere più energia. Deadpool viene in mano a 2. Se Nico mi dà anche l'effetto che distrugge, noi siamo a cavallo. Il problema è lui, che cos'è? Parliamone, lui che cosa può essere? Un Iceman. Non lo so, io quando vedo Iceman, boh, il turno 2 per me è di Scorpio, non so perché io... Pensa a sta roba, invece è di Electro. Perché siamo al turno 3 e non siamo al turno 2? Cioè, vedi che questa è una cosa sbagliatissima, vedi che questo gap così di 14 punti di Giganto e Silk è completamente sbagliato. Perché mi rendo conto che io subendo sta roba e ne subisco come ne prendo, ma è completamente sbagliata sta roba, frate. Completamente sbagliato. Tu sbilanci completamente il game così. E a sto punto io ti farei questo in tu, questo in tu, questo. A posto. E a posto. Bello X23 che vai lì. Molto bello. Ora ci dovrebbe essere la cittadella stellare, quindi vediamo. Ovunque vai su. Esatto. Esattamente così devi andare. Vabbè, dai. Io direi che questo è uno snap. Devo dire che questo è uno snap. No, si ritira. Non facciamo in tempo neanche a dover dire questa cosa. A me mi sono allineati gli altri. La ragazza è andata piuttosto male, tipo tutto. Ma proprio tu sei andato male. Rip, mi dispiace. Mi dispiace tanto e non quanto, perché quando ne subisco le cose, io subisco le motte anche da parte dell'oppo quando succedono cose pazze. Non lo so, io dovrei incominciare ad essere più tossico con le motte, forse. Non lo so. Non ho idea. Nico Minoro. Dai, nemmeno l'effetto che distrugge non se ne parla più. No, vero? Va bene. X23 subito, subito. Poi abbiamo un Wolverine. Vedi che c'è il Destroy. È bello anche perché tu riesci in qualche modo già dal turno 1 a essere impattante. Certo è che se tu non parti già di turno 1 con un X23 e un Deadpool nella mano, diciamo che già non è che si mette benissimo il game. Wolverine.
Cable, ok. E io non c'ho né Clun né Det in mano, quindi potrebbe aver benissimo pescato una delle due. Spero in un Hulkbuster a sto punto. No, Hulkbuster no. Hulkbuster no. E guarda. Vogliamo fare una roba? Vogliamo fare Killmonger? A sto punto farei Nico e farei Hulkbuster. Così mi riempio... Esatto. Anche il cap c'ha? Skin base? Skin, vabbè, Valiant. Oddio, doppio Arninzola. Potrebbe essere molto bello comunque la cosa. Molto bella potrebbe essere la cosa. Oh, yeah. No? A sto punto sì. Ma a sto punto anche Deadpool Killmonger. A sto punto. A me fa piacere avere il doppio Arninzola, ma io non so quanto può essere impattante nel game, visto che non c'è né Clun né Det al momento. Vediamo, vediamo. Bisogna anche capire che cosa gli ha preso quel maledetto di Cable, che a me dà fastidio questa roba. Perché c'è tutte le varianti basi? Sei un bot? Vediamo, sei Infinite? No, non è neanche Infinite, ragazzo. Vediamo. Intanto si sta prendendo del tempo matematico fondamentale per dover pensare alla prossima giocata. No, in mezzo no, fate. In mezzo no. Mezzo tanto e non quanto. Ant-Man. Ok, Deadlock ho copiato, va bene. Va benissimo così. Che Death? Va bene, ma va bene questa cosa. Va benissimo questa roba. E guarda, vogliamo fare Death? Volendo. E poi Arninzola? Ma bella play. Beh, poi cosa gioco io qua? Beh, ho sempre la possibilità, ripeto, ho sempre la possibilità in due turni di prendere Knull. Quindi, perché no? Il punitore, perfetto. E lui va a 19, Electra. Così, a buffo, completamente a buffo. Va bene. C'è Prio? Sì. Potrei anche rischiarmela facendo Knull in mezzo in tuo Arninzola. Potrei anche rischiarmela, però chi... Cioè, perché? Perché dovrei fare una roba del genere? Fai tette su Arninzola. Dici Iron Man, ok. E la Javits. Perfetto. Oh. Teoricamente... Io vorrei fare una morcata, nel senso fare Arninzola ancora su Arninzola stesso. Lo vorrei, ma perché no? Nel senso, perché non provarlo? No, Deadpool magari no. Anzi sì. Ho due punti in più. Faccio così, si libera un posto e gli altri due posti vengono a compensare con la Arninzola. Vediamo, proviamola. Mi intriga sta roba. Blue Marvel, ok? Lui ha 24, perfetto. Il punitore. Bello il punitore. Il punitore, il monger nel senso. Via. Ritorno al centro, perfetto. Via. E via. E via. Ancora? Vabbè. Oddio, ci sarebbe questa. E io perdo così. Vabbè, tutto casuale, frate. Tutto casuale, tutto casuale. Per colpa di X23, perché altrimenti avrei vinto. Se X23 fosse rimasta sulla zona negativa, io avrei vinto. Vabbè, però io non potevo non provare sta roba, frate. Io non potevo. Beh, per la scienza queste altre. Ok, facciamoci l'ultimo game. Cioè, bro, permettimi di dire che per un attimo non ci ho capito nulla. Mowo. Bella la variante di Silk. Molto bella. Bello Deadpool. Bellissimo Deadpool. Perché non sto snappando? Non lo so. Vai.
Deathpool che è già a 4, a me gusta e non poco questa roba. Poi sai che succede? Sicuramente succederà che lui ci avrà armor, non so, l'unico in tutto il video che ci avrà armor e noi siamo belli che a posto. Se riesco a distruggere è meglio. No, va bene. Ripeto, se riesco ad avere anche l'aurea è molto meglio. Dimensione oscura? Perché? Deadlock siamo tutti più a posto? C'ha un Deathpool di 14 di forza, possiamo dire che è un qualcosa di molto bello? Ok. Possiamo dire? No, fai così, è così? A posto, 28. Guarda tu quel Silver Samurai cosa voleva fare, guarda cosa voleva combinare quel Silver Samurai, guarda cosa voleva combinare. E a sto punto, scusami, a sto punto facciamo una bella cosa, facciamo così e poi ce la cilliamo. Nel senso possiamo fare benissimo Deadpool, possiamo benissimo fare Deadpool e vai. Oh, mi ha rotto il cazzo questo giocando queste carte del cazzo. Mi ha rotto veramente il cazzo. Mi fa piacere questa cosa. Ma io c'ho anche Deadpool. Perfetto, ciao. È stato bello perché cioè, io avrei fatto Deadpool in mezzo più Wolverine su casca del guerriero. Così che Wolverine si distruggeva e faceva anche più due. Il Destroy, signori. Il Destroy non ha mai perso niente. Non ha mai perso un cazzo di niente. È rimasto sempre un mazzo forte. È sempre stato lì. E adesso sappiate che non c'è più quel dubbio amletico di dover giocare una carta e invece un'altra. Rinzola entra lì e non si schioda minimamente. Avrei goduto se avessi vinto quel game con il doppio Rinzola, però era goliardia quella cosa. Provate il mazzo, ragazzi. Provate il mazzo e ci vediamo poi dopo in stream. Amo.